Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. È previsto per oggi un intervento lampo, come è stato definito in maniera anche vagamente grottesca, del Guitto Zelensky, attore nato, prodotto in vitro di Washington, se non direttamente di Hollywood. Un intervento lampo in Italia. Proprio così, il Guitto Zelensky è in pellegrinaggio in Europa, del resto ha già chiarito apertis verbis che secondo i suoi desiderata, o meglio secondo i desiderata di Washington, rispetto alla quale Washington egli svolge la parte di marionetta, l'Ucraina entrerà nell'Unione Europea e poi prossimamente anche nella NATO. Ebbene, in questo tour europeo il Guitto Zelensky sarà anche nella giornata di oggi, probabilmente è stato detto, in Italia. Un'operazione lampo, come l'hanno definita i giornali, sempre più allineati con il verbo unico di completamento dei rapporti di forza della globalizzazione atlantista. Pare dunque che il Guitto Zelensky incontrerà in Italia Giorgia Meloni, il Papa e forse anche Mattarella. Insomma, potremmo ben dire una scorpacciata di incontri importanti per il Guitto Zelensky, marionetta agitata e manovrata da Washington in funzione schiettamente imperialista e antirussa. Quel che più stupisce, sa va san dir, continua a essere la subordinazione integrale e anche in questo caso grottesca del nostro paese alle politiche di Washington e in seconda battuta della marionetta di Washington, dalla quale marionetta oltretutto si attendono sempre nuove sortite. Una delle ultime risale a qualche giorno addietro, allorché il guitto dei guitti Zelensky su Twitter, sul cinguettatore, ha cinguettato che i russi vedranno di cosa è capace l'Europa. Proprio così, di cosa è capace l'Europa, da che il guitto Zelensky considera l'Europa come una potenza alle sue dipendenze, al suo servizio, cosa del resto non del tutto falsa, invero, se si considera che attualmente l'Europa risponde cadavericamente sull'attenti agli ordini di Washington e dunque agli ordini del Guitto Zelensky, sergente che la civiltà del dollaro impiega ad arte in questo frangente per condurre le sue scellerate politiche imperialistiche antirusse e, in subordine, anticinesi. Stupisce oltretutto vedere il governo di Giorgia Meloni ancora una volta così indegnamente piegato alle politiche di Washington, anche in ragione del fatto che il governo aveva avuto il coraggio, ricorderete bene, di scomodare la parola patriottismo per rivendicare politiche che ogni giorno sta completamente disattendendo. La situazione in effetti sembra peggiorare di giorno in giorno verso orizzonti sempre più rannuvolati, anche per quel che riguarda il governo italiano, sempre più genuflesso all'ordine washingtoniano, sempre più avverso agli interessi del popolo italiano. Non per caso non deve sfuggire come, la notizia si trova su today.it, il governo italiano abbia deciso di acquistare per 2 miliardi di sottomarini, in particolare un sottomarino è costato già più di 600 milioni di euro, proprio mentre il popolo italiano soffre, fatica letteralmente ad arrivare a fine mese, per non parlare poi della vicenda tristissima degli studenti costretti a vivere in tenda perché non hanno i soldi per permettersi l'affitto. E il governo, anziché supportare gli italiani, continua a supportare le ragioni della guerra. Non ce ne stupiamo davvero. Destra e sinistra, oggi non mi stancherò di ribadirlo, sono le due ali dell'aquila neoliberale, i due camerieri servizievoli rispetto all'ordine dominante dell'aquila stelle strisce. Radioattività con Diego Fusaro.